E rieccoci tornati con The Amazing Spider-Man. Allora, dobbiamo raggiungere Schultz, Herman Schultz, che sarebbe praticamente Shocker. Ma che cavolo succede? Non riesco ad andare avanti. Ok, ci siamo. Piccolo intoppo. Ma eccoci. Devo arrivare lassù. Porca. Quella gente avrà bisogno di aiuto. Spider-Man stava per bestemmiare, incredibile. Dai, Peter, non ti facevo così maleducato. Oh, nemici? Sei solo un omuncolo. Russo, mi aspettavo gli uomini di Schultz. Combattere da uomo a uomo è diverso. E boom! No! Sei tutto fumo e niente arrosto! Aiuto! Lo vedo! Mannaggia a voi sti fucili! Dai, su! Oh! Devo muovere i detriti per entrare. Devo togliere questi detriti. Vuoi entrare alla Oscorp? Sì. Che poi cosa me lo chiede a fare se stiamo facendo la missione, boh. Ok, si scende. Non c'è problema, c'è Vlad. È piccolo, ci sta. Vlad si E ora prenditi un attimo per pensare ai tuoi errori. Ok, fermo. No, dai, salta, salta. No, no, è ripartito. Ma come? Ok. Allora. Beh, scatto ragno. Ma se oscillo? Facciamo prima. Se oscillo faccio prima. Oddio, dove mi sto infilando? Non vedo nulla. Non posso addentrarmi di più nei condotti. Come ti chiami? Max, Max Dillon. Ok, Max. Scelta facile. O ci dici dove trovare le armi o muori. Io sono un ingegnere elettrico, non ho accesso a quelle zone. Allora non vorrei essere nei tuoi panni, sai? Sconfiggi comando. Ok. E questo lo chiami comando? Volevo fare furtiva, ma niente. Scusa, ti dà fastidio la ragnatela? Tutti zitti. Ok, sto facendo il bullo. Perché non sono tutti così? Ma scusa, questo non si è accorto di niente, ma com'è possibile? Gli ho combattuto a fianco. Boh, vabbè. No, no, ah, ma ce n'è ancora uno, ma dov'è? Colpo ragnatela. Ma dove? Come fa a essercene ancora uno se... Ah, guardate qui ragazzi, le ali dell'avvoltoio, come nel finale di Amazing, dove si vedono tutte le... Ha fatto male? Continuano a parlare di un'arma. Scommetto la ragnatela che Schultz è diretto verso la divisione progetti speciali. Comunque, vi dicevo, vi ricordate in The Amazing 2 la scena dove la Oscorp sta costruendo i vari gadget per i Sinistri 6? E lì abbiamo visto le ali della volta. Sei il signor Spider-Man! Solo Spider-Man. Il signor Spider-Man era mio padre. Come ti chiami? Max. Max Dillon. Ricerca e sviluppo. Bene, Max, mi serve il tuo aiuto. Sarai i miei occhi e le mie orecchie. Davvero? Cioè, sì. Non ti deluderò.
Bene, porta fuori gli ostaggi dalla scala C. Tutto chiaro? Ti ringrazio per l'aiuto, socio. Socio? Socio, con questi occhi spalancati enormi, quasi inquietante. Nucleo surriscaldato, porte di sicurezza attive, evacuazione immediata. Non è un'esercitazione. Ma devo andare di qui? No, hanno aperto la porta. E poi? Salta la luce? L'edificio è alimentato da un reattore a fissione sperimentale. Se esplode, moriamo tutti. Ottimo! Dov'è? Con le porte di sicurezza chiuse c'è una sola via. Questi trasportatori muovono i container. Ok, però che palle questi caricamenti mentre stiamo facendo la missione. Aveva ragione, è enorme. Se esplode, lascerà un bel cratere nel cuore di Manhattan. Ora devo trovare i refrigeranti. Allora, uno è lì sopra. Eccolo, da qui posso rilasciare i refrigeranti. Un altro è qui. Fissa. E un altro è sotto. Il tempo passa. Dov'è il sistema refrigerante? È qui, è qui. Temperatura normale. Emergenza rientrata. Apertura porte di sicurezza. Via, via, via! No, no, i fucili no! Dannati russi! I fucili via! No! Cosa stanno facendo? Al riparo! Prendeteli! Impegnati a farsi la guerra. Sfrutto il diversivo per disattivare le armi. Non posso prenderli tutti insieme. Devo sfoltirli uno a uno. Se foste svegli sareste già scappati. Allora, uno è lì. Ok. Comunisti. Sono finiti? No, sono ancora lì qualcuno. Dai, magari posso anche affrontarli. Oh, è nostro. Uccidete il radio! Uccideteli tutti! Sarò un criminale, hai detto! Denaro, gloria e potere, hai detto! Allora, ci hai ripensato? Vabbè, alla fine sono in due praticamente. Ad ogni livello si possono affrontare. Oh, che fa questo? Ok. Sono un po' ai limiti con la vita, però. Ci sono quasi. Anche una sola arma sarebbe troppo. Allora, ragioniamo un attimo perché qui sto rischiando, potrei fare la cazzata. Quanti ce ne sono? È mio. Hanno visto? A cosa serve scalare? Oh. Beh, con la legna te le vai. Non ti muovere. Bella dentatura. Peccato doverla rovinare. No, fatelo a casa. Sono abbastanza stupidi. Grazie ad un ippopotamo morto. Ci mettono ecco un po' a capire dove sei. A New York. Vero. Pure tu sei stupito. Senza pietà. Uccideteli. Avrei scritto bugie sul curriculum. Perché sei veramente scarso. Ok, anche questo è fatto.
Finiti? No, ce n'è ancora uno. Non significa che sei una brutta persona. No, aspetta, così. Il contrario. Vattene, Spider-Man! E saremo noi a risolvere il tuo Herman, problema! Sei tornato! Allora hai visto i miei annunci. Credevi che sparissi? Per lasciare New York ai mostri come te? No, mi serviva un'arma adatta. E ora? Ce l'ho! Ti presento l'ultimo grido della ricerca sismica. O come mi piace chiamarlo? Shocker! Ok, piccola boss fight con Shocker. E ci sta. Come lo sconfiggo? Bella dentatura. Peccato dover rovinare. Vabbè, calci. Lo stai usando come un'arma? Che easy. Dai, Herman, un po' di fantasia. Potresti fare una fortuna vendendo frullati. Aspetta solo che mi abitui a questi affari. Sei un uomo morto. Mi sto venendo la nausea. Se vomito nella maschera, ti mando il conto della lavanderia. La telecamera, madonna, si sposta tantissimo. I pazzoidi come te non prenderanno la mia città. Pazzoide? Wow! Sei tu quello che chiama la sua arma Shocker senza una punta di ironia, vero? Potresti fare finta di salire. Vai, vai giù. Se serve tiro giù anche tutto il palazzo. Potrebbe non essere male quello che fanno. Ma è stato costruito per resistere al 9° grado e mezzo della scala Richter. Dai, Shocker, che delusione che sei stato! Una scossa a colazione, una scossa per pranzo e una bella botta in testa per cena. Troppo non facile. Puoi mettermi al fresco! Non sarò al sicuro dai russi! Forse puoi accordarti col procuratore Harper per i domiciliari, se lo aiuti a fermare la guerra tra gang. Un sacco di innocenti stanno morendo. Non posso! È fuori dal mio controllo! Tutte le gang della città sono in guerra! Tutti hanno paura di tutti! I russi sono arrivati praticamente insieme a te. Lo so! Uno dei miei deve aver fatto la spia. Ora che il tuo futuro è, diciamo, limitato, cosa faranno loro? Si armeranno. Elimineranno quel che resta dei miei uomini e non si fermeranno. Non hanno pietà. Vedrai. Quando avranno finito, sentirai la mancanza del vecchio Herman Schultz. Allora, sei qui per un potenziamento? Sì, esatto! Le armi non bastano più! Tutti vogliono il loro asso nella manica. La potenza di fuoco con cui contrastare qualunque esercito. E a nessuno importa se ci vanno di mezzo degli innocenti. È per questo che li chiamano cattivi! Beh, in effetti. Di cosa avete paura voi che siete dei duri? Di Carnage Killer! Sta uccidendo i miei! I russi! I ragazzi di Hammerhead, gli uomini di Mister Negativo, tutti pensano che siano gli altri ad assoldarlo. Inizio a pensare che sia una specie di mostro, come quel vecchio lucertolone, o come il tizio coi robot. Quindi, finché è a piede libero a uccidere, la guerra continua. E peggiora! A meno che tu non voglia un'altra lezione, dirai alla polizia quello che sai della guerra tra gang. Ok, ma non servirà. La città è piena di furboni dal grilletto facile che hanno paura di essere uccisi da Carnage Killer. È come un incendio che continuerà a diffondersi. Ti ho preso in giro per questi affari, ma non sono male. Potessi usare questa energia cinetica sulle mie ragnatele? Chi è il ladro adesso, eh? Potenziamento disponibile. Oh, attenzione.
Scossa sismica. La tecnologia SHCR rubata da Shocker ha dato l'idea a Spider-Man di potenziare i suoi lanciaragnatiere, ottenendo l'abilità di sparare un potente colpo vibrante che respinge i nemici. Che si potrebbe anche potenziare, ma per adesso non ci sono abbastanza punti. Però qualcos'altro sì. Efficienza ragnatela. Sì, dai. Potenziamo questo. Ok. Va bene, il costume a livello 3. Gwen mi ha fatto questo costume dopo quello che precedente si era rovinato in un incontro avvicinato con una turbina. Una storia lunga, comunque è il mio look preferito di sempre. Facevo un figurone. Ok. Ah, ti spiegano anche come è stato creato questo nuovo costume. Conoscete la Oscorp, ma non conoscete me. Sono Harry Osborn. Quando mio padre è morto, non ho ereditato solo un business, ma anche un'istituzione di New York. Ma ultimamente, sia la Oscorp sia la città sono state vittime dei criminali. È mio piacere annunciare un'alleanza con un uomo che, come me, è recentemente tornato nella sua città natale e vuole aiutarla. Wilson Fisk. New York mi ha reso l'uomo che sono. Ora voglio sdebitarmi. Ho avuto il privilegio di ricostruire questa città dopo le recenti crisi, ma era soltanto l'inizio. Permettetemi di presentarvi la Task Force avanzata. La polizia sta facendo un buon lavoro, con risorse limitate. Ma, quando deve affrontare minacce fuori dal comune, le risorse non bastano e noi le vogliamo. Invece di gravare il carico fiscale dei contribuenti, io e Fisk abbiamo deciso di finanziare personalmente la Task Force. Giustizieri come Spider-Man peggiorano soltanto la situazione. Questa è la nostra città e ce la riprenderemo insieme. Sono sempre intenzionato a comprare la Oscorp, giovani. E la risposta è sempre no. Va bene. Aspetterò che tu muoia della stessa malattia che ha ucciso tuo padre. Cioè, praticamente sto gioco è un mix. Cioè, prendono un po' di roba a caso dal film, dai film, e poi ci mettono in mezzo altre robe per, diciamo, allungare il brodo. Vabbè, ci sta perché, chiaramente, se seguissero il film, il gioco finirebbe dopo 2 minuti. A tutto il personale della Task Force, procedete con la fase 1 del piano di contenimento. Ripeto, date il via alla fase 1 del piano di contenimento. La Task Force inizierà a pattugliare le strade e non esiterà a colpire Spider-Man nel caso venisse considerata una minaccia. Spider-Man può compiere degli gesti eroici per mantenere la sua protezione e non attirare le attenzioni della Task Force. Qui ragazzi vi dicevo che il gioco ti costringe a fare queste missioni perché sennò sono cavoli. Una task force che combatte il crimine è un buon momento per sistemare qualche cattivo. Ok. Cosa che tra l'altro a quanto pare dobbiamo apposta fare in questo momento, altrimenti verremo attaccati. Quindi raggiungiamo un obiettivo e dai. Faccio un incendio qui. Dai. Non riusciranno a respirare ancora a lungo. Allora, vediamo di salvare. Non ho mai visto niente di così eroico. Si, ri-
risale. Ok. C'è un altro qui. Ehi, sto bruciando viva. Devo prendere tre comunque. L'altro chissà dov'è. Vabbè, dopo vediamo. Ehi, grandissimo. Ah, con la mia fortuna mi multeranno perché fumo in pubblico. Ah, ecco l'altro. Aiuto, sono intrappolata. Arriviamo, arriviamo. O comunque il tempo sta scadendo. La situazione scotta. Devo trovarmi, e in fretta. Grazie, Spider-Man. I pompieri dicono che senza l'aiuto di Spider-Man ci sarebbero stati sicuramente dei morti nell'incendio. Vabbè, per forza. Ok, atto eroico, quindi abbiamo migliorato la reputazione. Ma ne dobbiamo fare un altro, perché sennò continuano i fastidi. Io non vorrei dire una cavolata, ragazzi, ma la telecamera mentre oscilla sembra quasi peggiorata rispetto al primo capitolo, non so perché. Nonostante rispetto al primo la telecamera non è incollata, non è incollata come a Spider-Man. Però allora, tiratelo giù. E non hai nemmeno le cinture di sicurezza. Aiuto, fatemi uscire. No, no, mi ha sparato. Prima cacciamo fuori il tizio. Che sarebbe Gwen Stacy praticamente. Sì, è Gwen Stacy con un altro colore. L'ostaggio è al sicuro. Lì sfarfalla tutto sulla ruota. Mentre la polizia era bloccata nel traffico, Spider-Man è entrato in azione fermando l'auto in fuga. Grazie per averci detto una cosa che abbiamo appena visto. Atto eroico, che adesso abbiamo auto migliorato la reputazione. Ci segnalano uno scontro, forse tra gang, a Central Park, angolo sud-ovest. Andate a dare un'occhiata. Central Park, angolo sud-ovest? Scommetto che arrivo prima della polizia. Pochi isolati a passo di ragno. Sono Whitney Chang con un commento editoriale. I primi sondaggi sull'annuncio Osborn Fisk mostrano un ampio supporto del pubblico. I cittadini sono stanchi del crimine e hanno dubbi sulla misteriosa figura nota come Spider-Man, nonostante tutto il bene che ha fatto in passato. E la novità dov'è? Ma siamo entrati in possesso di alcuni rapporti sugli agenti della Task Force. Ci sono accuse di corruzione e brutalità. Non ci sono prove, certo, ma siamo proprio sicuri di voler affidare il potere a queste persone? Spider-Man, io me ne vado! Del ragno, uccidetelo! Ma no, so cosa vi turba. Visto che ho fermato Herman Schultz, credete che preferisca lui a voi. Ma non è vero. Avrete lo stesso trattamento privilegiato e di riguardo. Promesso. Se vincere fa così male, non voglio sapere. Ora devo trovare quello che è scappato. Ehi, impacchettare i cattivi è la mia mossa. Ma che... Posso aiutarti? Ok, signor Kraven il cacciatore. Hai la mia attenzione. Cioè, lo introducono così a caso proprio. Hanno sparato dei colpi alla stazione dei bus. Procedere con cautela. Sospetto armato fino ai denti. Ok, fatemi curare. A tutte le unità, agenti sotto tiro alla stazione dei bus. Si richiede assistenza immediata. Qui c'è la funzione per poter curare. Basta una ragnatela praticamente, quindi ti puoi curare all'infinito.
impegni così poco? Mi sembra che mi manchi di rispetto. I cattivi stanno facendo sul serio. Guardate come corrono gli scirri! Ma comunque l'intelligenza di questi nemici è veramente... Sono un cowboy! Cioè guarda, quelli non si girano, non si girano per nulla. Non è che non sei... Grazie dell'aiuto, Spider-Man! Per me sei un grande! Incredibile che non si accorgono di nulla. Questo? Beh, e questo chi è? Attenzione al numero! Spider-Man non ripete! Ma succedono cose a caso! È incredibile! Notevole, impressionante! Ma sei ancora immaturo, inesperto! Abbastanza esperto da battere i tuoi amici! Sono russo, ma quei maiali non sono miei amici. Mi chiamo Sergei Kravinov, ma mi chiamano Kraven, il cacciatore. Mi hai lasciato tu quel biglietto. A giudicare dal web, sei uno di quei matti da reality show che va in giro nudo per i boschi a mangiare insetti. Come puoi aiutarmi? Posso renderti un vero cacciatore. Non solo un bambino che finge di essere un uomo. Se accetti la mia offerta, puoi trovarmi qui. Alla prossima volta. Perché non hai fatto foto della conferenza stampa Fisk Osborn? Mi spiace, signor Jameson, ma ho la scuola. Sa, una vita fuori dal lavoro. Ai miei tempi il lavoro era la vita. Non ti meriti il tesserino stampa. In realtà Jameson, ho sempre avuto simpatico. Un'idea per il mio tesserino. Devo ammetterlo. Mi piacerebbe sapere che non sono solo in questa battaglia. Oops. Ma... posso fidarmi di Kraven? Ovviamente Kraven non sa chi sono veramente, altrimenti sarebbe venuto a casa mia. Non lo so, ho sempre lavorato da solo. Detto questo, non ho mai provato a fare diversamente. Se Kraven mi insegna le sue tecniche di caccia, non mi serviranno più... Ok, con calma. Ti servono informazioni su Kraven e hai un tesserino stampa a disposizione. Facile, facile. Se scopre che sei un fotografo e non un reporter, ti impaglia e ti appende al muro, ma cerchiamo di non pensarci. Okay, andiamo a casa di Kraven. Andiamo da Kraven, vediamo un po'. Ah, accendiamo come, sì. Versione Peter. La notte del cacciatore. Signor Kravinov, sono Peter Parker, del Daily Bugle. Abbiamo appena parlato al telefono. È la porta. Signor Kravinov? Scusami se ti ho spaventato. Io sono Kraven. Devi perdonare la mia esuberanza. Volevo solo dimostrare le mie abilità. I video online bastano e avanzano. L'ho vista fermare una tigre siberiana a mani nude senza farle male. Sono in via d'estinzione. Ho trasferito l'animale altrove per la sua salvezza, ma anche per la salvezza del villaggio stesso. I veri cacciatori vogliono preservare la natura. La natura è dove trovo la mia pace. Ma lei è ben distante dalla natura. Volevo una nuova sfida.
Sono venuto qui a cacciare i mostri creati dalla Oscorp. Gli ibridi. La più letale combinazione di uomo e animale. Li ho eliminati. Ma mi sono affezionato alla città. E lei si è affezionata a me. E ho deciso di restare. Solo che ora dà la caccia alla gente comune. No. Solo ai criminali. Solo quelli che attaccano i loro simili devono temermi. La nuova task force sta mandando un messaggio molto chiaro. No ai giustizieri. Ah, non mi fido di loro. È Fisk a pagarli. Sono sicuro che avrai sentito le voci sui suoi giri illegali. Certo, come tutti. Ma nessuno ha le prove. Alla polizia non importa, pare. Perché ha pagato, perché sono corrotti. Tutti gli altri fanno del loro meglio per non sembrare incompetenti, mentre la gente brama la fine di questa ondata di crimine. Io voglio soltanto una cosa. Voglio risultati. Dalla mia esperienza, ricerca, la polizia non va matta per i giustizieri. La polizia ha avuto la sua possibilità di fermare il crimine. Ha fallito miseramente. I poliziotti non amano chi glielo ricorda. Non voglio certo insultarli. Il più grande crimine sarebbe avere i mezzi per aiutare e non fare niente. Non sei d'accordo? Sì, a dirla tutta lo sono. Davvero l'uomo è la preda più pericolosa? In un certo senso, sì. Ma gli uomini sono soltanto animali evoluti. L'ondata di crimine offre affascinanti opportunità per studiarli. Ogni fazione ha comportamenti diversi. E cosa sta scoprendo? Che i criminali non sono diversi dalle bestie. Hanno terreni di caccia, comportamenti specifici. Alcuni viaggiano in branco, ma ci sono delle differenze. Tipo quali? Gli animali cacciano per sopravvivere. Soltanto gli esseri umani sono volutamente crudeli. Quindi si sente in dovere di usare le sue doti per dare una mano. Esatto. Chi ha tanto potere e non lo usa, non ne è degno. Grazie, credo che i nostri lettori lo troveranno interessante. Bene, bene. Devo rispondere. Ma guardati pure in giro. Scatta tutte le foto che vuoi. Sì? No, ho detto dardi tranquillanti. No, non mi interessano le armi automatiche. Non richiedono abilità. Io sono un artista. Ok, scatta le foto, oggetti interessanti. Va bene. Facciamo una foto a questo? Non potevo chiedere di meglio. Ok, andiamo. Questo cos'è? Madonna. Vabbè, un serpente. Troppo vicino? Bello scatto! Bello scatto! Comunque, da quel che ho capito, ha sfidato gli ibridi della Oscorp e li ha sconfitti, quindi... questo non è... no, questo è solo un rinoceronte. Quindi ha fatto quello che ha fatto in Marvel Spider-Man 2, ha ucciso tutti... tutti i nemici di Spider-Man, praticamente. Da incorniciare! Perdona l'interruzione. Vuoi vedere i miei ultimi trofei? Vediamo. Sopra. Ok. Forse ce li fa vedere adesso.
Oddio, ma... ecco, vedi? Sono ibridi. Bellissimi. Non è vero? Non li aveva catturati Spider-Man? Una soluzione inadeguata. Sono scappati. Quindi li ha uccisi? Per salvare le loro vittime, sì. Ma anche per difesa personale. Erano avversari letali. Lo so, voglio dire, lo immagino bene. Quando è che è legittimo uccidere? Quando non c'è altra scelta. Non uccido con leggerezza. Ma se è necessario non esito un secondo. Se la mia esitazione costasse la vita a una persona innocente, non me lo perdonerei mai. So cosa intende. Avevano tutti i poteri sovrumani. Come li ha battuti? Mi sono allenato per raggiungere i limiti dell'uomo. E ho appreso molto dai metodi naturali per migliorare. Niente droghe come la feccia in giro per strada. Ma i segreti delle antiche culture. Erbe, pozioni, misteri dimenticati dal cosiddetto uomo civilizzato. Vabbè, si è pompato praticamente. Caccia ai criminali. Si potrebbe pensare che lei sia Carnage Killer. Ma non è un cacciatore lui, è una bestia, un selvaggio. La sua semplice esistenza offende gli uomini come me. Quindi anche se dà la caccia ai criminali, lei vorrebbe fermarlo? Certo, disonore il mio operato. Senza onore, Peter, la caccia non ha alcun senso. Ultima domanda, c'è qualcosa che non ha ancora fatto? Ah, sì, vorrei lasciare in eredità il mio sapere. Vorrei insegnarlo ad un protetto. Ho soltanto un fratello che ha scelto una strada diversa dalla mia. Non ho mai avuto un figlio, ma... forse... ah, perdonami, la vecchiaia mi rende malinconico. Allora... hai tutto quello che ti serve, Parker? Sì, credo di sì. Ok, ce ne possiamo andare. Tranquillamente, vero? Sì. Beh dai, è stato molto gentile e grave. Ci mancava solo un caffè da offrirci. E stavamo a posto. Comunque. Nella tana del leone. Eh sì, siamo andati proprio nella tana del leone. Ma perché sono a casa adesso? Whitney? Whitney? Devo ingelosirmi. Chi parla? Non è così che si parla a una signora o a me. Ah, Felicia? È il numero che ho dato a Whitney Chang. Come l'hai avuto? Gatta nera, molto felino. Mi piace mettere le zampe su cose che non dovrei toccare. E tu, ragno, metti mai le tue zampe su cose che non dovresti toccare? Sapevo che eri in prigione. Se vuoi stuzzicarmi dicendomi che vuoi evadere... sono offesa. Ho molto di meglio da fare che stuzzicarti. Se sei sveglia, te ne vai dalla città prima che trovi il tempo di cercarti. Ma guarda, è quel che ti volevo dire io. Qua la situazione si fa calda, ragno. Perché non ci diamo la caccia fuori città, eh? Sono troppo impegnato per starti dietro. Intendo, per giocare con te. Ciao, Felicia. Ok, non capisco perché dalla casa di Kraven siamo sbucati subito in casa nostra. Adesso torniamo fuori per Felicia. O forse più tardi? Parla con Kraven. Di nuovo? Forse devo andare a trovare il mio maestro baffuto, Kraven. Vabbè, a questo punto, ragazzi, direi di farlo la prossima volta. Visto che di Kraven ne abbiamo avuto già abbastanza per oggi.
Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie. Continuate a seguirla, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo col prossimo episodio. Ciao a tutti.